quello della indimenticabile, meravigliosa Michela Murgia e quello di Maurizio Brignardelli qui, che avrei visto alla Villetta. È una considerazione non solo privata o sentimentale, è una considerazione politica, perché la nostra debolezza cresce perché si fa fatica a capire cosa resta dei nostri maestri, come facciamo vivere i loro pensieri, come impediamo che l'oblio possa divorare storie meravigliose, che sono le storie che venivano protette un tempo dalla presenza di un grande partito come il Partito Comunista Italiano. L'assenza di quel partito rende questi lutti, diciamo, più gravi, perché sono memorie che sono a rischio di dispersione e noi innanzitutto, per trovare, per cercare le parole del futuro, innanzitutto non dobbiamo smarrire le parole del passato, le memorie più care. Ci ricordava Alfredo Reichlin in uno dei suoi ultimi libri che è sempre importante fare come Enea, caricarsi sulle spalle anche quando finisce il tuo mondo, padre, quando brucia la tua città, la tua civiltà, in quel caso bruciava Troia, per ricominciare a fare due gesti fondamentali: caricarsi proprio vecchio sulle spalle, tieni per mano il figlio, no? Perché senza i tuoi vecchi non sei niente, non vali niente, non hai significato se non nella trasmissione del sapere delle generazioni. E i sacri penati, simboli delle tradizioni spirituali del tempo. È importante, diciamo così, per ogni nuovo cammino sapere qual è il bagaglio di parole, di storie, di racconti, di sentimenti che ti porti appresso. Troppi nel campo nostro hanno pensato che era più veloce il cammino se si buttava a mare tutto, se i bagagli proprio ce ne liberavamo come qualcosa di che appesantisce semplicemente. No, il nostro cammino non ci porta da nessuna parte se non abbiamo la bussola della memoria e se non ci portiamo le cose care del nostro passato insieme. Scusate.